è di 8 morti e 60 feriti, il primo bilancio della bomba esplosa durante il ricevimento di un matrimonio nella città turca di Gaziantep, non lontano dal confine con la Siria. Lo riporta Sky News, che cita fonti della sicurezza. L'esplosione che ha devastato la sala dove era in corso lo sposalizio è stata probabilmente causata da un kamikaze. Renzi, Hollande e la Merkel si consultano a ventotene dopo la traumatica uscita della Gran Bretagna, con l'obiettivo di mettere a punto le contromosse per uscire dalla profonda crisi di fiducia che si sta diffondendo nel vecchio continente. Migranti, occupazione e finanziamenti, gli argomenti all'ordine del giorno. Coprire i simboli cristiani e la statua della Madonna per non provocare le altre religioni è la prova generale di sottomissione all'Islam. Sono convinta che la difesa dei nostri valori, della nostra identità e delle nostre radici cristiane sia uno dei presupposti per dialogare con le altre culture e combattere il fondamentalismo islamico. Così Giorgia Meloni su Facebook. Non accennano a placarsi in Abruzzo le polemiche sul caso di malasanità che ha portato alla morte un uomo di 69 anni il 12 agosto scorso. Lorenzo Di Nino di Prato La Peligna era stato colpito da un aneurisma aortico ed è deceduto dopo essere stato rifiutato da ben 7 ospedali. L'episodio è stato rivelato solo ieri dopo che la famiglia ha inoltrato denuncia. Nella notte scorsa da 600 a 700 mila metri cubi di roccia sono crollati dalla piccola croda rossa nel parco naturale Braies Fanes Senes. Si tratta di un fenomeno naturale dovuto allo scioglimento del permafrost. Spaccature nelle rocce erano state osservate nei giorni scorsi, tant'è che per precauzione erano stati chiusi diversi sentieri. Vivete in povertà, non avete buone scuole, non avete lavoro. Il 58% dei vostri giovani è disoccupato. Cosa diavolo avete da perdere? Così Donald Trump ha rivolto un appello all'elettorato nero in un comizio a Diamondale, nel Michigan. Il 95% degli afroamericani voterà per me, ha concluso il tycoon. Roma e Juventus partono con il piede giusto, i giallorossi superano con un netto 4-0 l'Udinese, Perotti sugli scudi con una doppietta, segno anche Dzeko e Salah. In serata invece una rete di Higuain a regalare il successo alla Juventus. Prima del gol del Pipita i bianconeri erano passati in vantaggio con Khedira, ma nella ripresa Kalinic aveva pareggiato per la Fiorentina. Oggi in programma le altre 8 gare della prima giornata. In Inghilterra va in scena il derby italiano tra Walter Mazzarri e Antonio Conte, a spuntarla è il Chelsea che vince in rimonta sul campo del Watford. Termina senza reti invece il big match che vedeva il Leicester di Ranieri ospitare l'Arsenal. In Spagna il Barcellona inizia la Liga con un tennistico 6-2 ai danni del Betis Siviglia. A Rio il Brasile di Neymar conquista l'oro olimpico, battendo la Germania in finale a calci di rigore. A Rio arriva un'altra medaglia per l'Italia, a conquistarla è il Sette Bello che dopo aver mancato l'accesso alla finale del torneo di pallanuoto maschile si aggiudica la finalina contro il Montenegro portando a casa il bronzo. 12-10 il risultato in favore degli azzurri. Buone notizie anche dalla ginnastica ritmica con le farfalle azzurre che conquistano un posto nella finale in programma oggi. Prevale il bel tempo su quasi tutta la penisola, nuvolosità con rovesci su nord-est e costiera adriatica, formazioni cumuliformi pomeridiane lungo la dorsale appenninica con possibilità di isolati piovaschi, mari da poco mossi a mossi.